Ciao a tutti, sono Francesco Perini e bentornati sul mio canale. Oggi puntata prenatalizia, il maglione è indicativo, se non l'aveste notato. Però parliamo di cose poco piacevoli. Va così, non sempre nella vita le cose vanno come vorremmo, no? E questo accade soprattutto quando ci dimentichiamo, purtroppo malauguratamente, la custodia aperta. Stiamo chiacchierando, abbiamo appena finito di fare lezione, il maestro ci dice tutte queste cose, fissiamo la lezione successiva, prendiamo la custodia dal tavolo, dove avevamo da poco riposto il nostro sassofono, e però ci siamo dimenticati, malauguratamente, di chiudere la cerniera o piuttosto le nostre serrature. Segue un rumore orribile, ferraglia. Disperazione, il maestro cerca di tranquillizzarci, è capitato anche lui in passato, è il battesimo del fuoco, a tutti capita prima o poi, eccetera, eccetera. Telefoniamo al nostro riparatore di fiducia che ci tranquillizza e ci dice di passare da lui per fare la conta dei danni. Purtroppo sì, è una cosa che prima o poi capita a tutti i musicisti, a tutti i sassofonisti, eccetera, anche clarinettisti, è capitato. Purtroppo lì i danni sono diversi. Ma che cosa succede quando un sax cade? Banalmente direte voi, si ammacca, la meccanica, no, va a farsi benedire, eccetera, eccetera. Però nello specifico, dopo un po' di esperienza, ci possiamo, da tecnico, posso dirvi che i danni che si vanno a creare, dovuti alla struttura particolare del sassofono, in questo caso tenore Yanagisawa 902, che ha fatto un volo notevole purtroppo, i danni che vanno, dicevo, a generarsi sono più o meno riconducibili a determinate tipologie, appunto a causa della struttura peculiare del sax. Oggi andremo a vedere quelli che sono i danni più generali e più classici di un sax moderno. Sui vintage, e magari cercherò anche di spiegarvi in velocità il perché, i danni possono essere, seppur simili, lievemente diversi, soprattutto per quello che riguarda il supporto della campana. Allora, un grande classico, che è quello che più di tutto spaventa quando uno strumento cade, perché salta proprio all'occhio, è la campana piegata. Ok? Quindi lo strumento impatta così, il pavimento è qua, e il labbro della campana ammortizza, per così dire, la parte principale dell'urto piegandosi verso l'interno. In questo caso effettivamente era piegata così, ormai l'ho già recuperato, ma comunque ci sono le foto sul mio profilo Facebook, per cui è Instagram, seguitemi anche su Facebook e su Instagram e vedrete insomma com'era ridotto, ecco. Insomma, questo, seppur abbastanza impressionante anche nella riparazione, perché appunto salta all'occhio, wow, è stato riparato, eccetera eccetera, è tra virgolette il danno minore, è quello che è più semplice da recuperare. Le parti sui sassofoni ovviamente che richiedono più lavoro e sono più complesse e che determinano anche il non funzionamento dello strumento sono di solito le meccaniche. Allora, passato il panico iniziale, possiamo vedere effettivamente se il nostro sassofono suona o no. L'ammaccatura della campana è un fattore estetico, non genera, a parte insomma un incrudimento della lastra nel momento in cui andremo a rilavorarla, eccetera, ma non ha una conseguenza acustica rilevante nella funzionalità dello strumento. Quello che dicevo ha invece una rilevanza è tutto quello che succede nella meccanica, per cui sangue freddo, anche se mi rendo conto che in questi momenti non è semplice, andiamo a provare lo strumento. Se lo strumento non suona per niente, naturalmente bisogna vedere se il chiver è caduto col sax o meno. Se il chiver non è caduto, si è miracolosamente salvato. Se lo strumento, dicevo, non suona per niente, è probabile che questa colonnetta, che in questo caso per la tipologia di meccanica sorregge nello Yanagisawa sia il fa diesis acuto che il mi acuto, abbia subito un urto. Quindi
l'impatto sia avvenuto prima sul labbro e poi ovviamente lo strumento non rimarrà in equilibrio così, a meno che voi non siate stati sufficientemente pronti da prenderlo al volo, quindi avrà una seconda zona di impatto, può essere questa, quindi va a sbattere qua davanti e a volte, se siamo fortunati, si rompe la chiavetta e va sostituita. Se siamo meno fortunati, dicevo, impatta sulla colonnetta. L'impattare sulla colonnetta ovviamente comporta lo spostamento della stessa, quindi se andiamo dentro con il dito sentiremo un'ammaccatura all'interno del sax e ovviamente il fa diesis acuto o il mi acuto negli strumenti che non hanno il mi acuto, dicevo, si sarà spostata, per cui da qui già non chiude e allora naturalmente tutto il resto dello strumento non suonerà. Altro punto di impatto classico è la colonnetta del Do e Mi bemolle o comunque la parte della culatta. Quindi andiamo a osservare che ci siano ammaccature sulla culatta. Se non ce n'è, può essere che abbia impattato o sulla gabbietta, se siamo fortunati, perché anche lì è relativamente semplice da riparare o sostituire, se uno strumento è moderno, non è complesso avere il pezzo di ricambio nuovo, oppure avrà impattato sulla colonnetta. Impattare su questa colonnetta qui può comportare il rientro della stessa all'interno della culatta, e lì è un po' rognosetto perché bisognerà andare a smontare tutto, dissaldare la colonnetta, recuperare l'ammaccatura, riallocare la colonnetta risaldandola e andare a rimontare la meccanica in maniera che funzioni. E quindi questa di solito è una zona di impatto abbastanza classica con varie tipologie di danni sulla meccanica, sulla gabbietta, dicevo, sulla colonnina che poi sposta naturalmente i tamponi e quella, diciamo, è la parte poi più complessa da andare a riparare. Le ammaccature classiche sono anche qui sulla protezione, anche quelle sono abbastanza complesse da andare a recuperare perché la lastra in questo caso è doppia e quindi non si riesce a recuperare l'ammaccatura semplicemente con l'ausilio di sfere o magneti, ma è necessario andare a dissaldare e lì di solito conviene valutare il da farsi perché è un intervento abbastanza invasivo, costoso e in questo caso è soltanto una questione estetica. Soltanto naturalmente tra virgolette, perché tutti vogliamo il sax bello liscio, ma una volta che è caduto le cicatrici comunque ci saranno, indipendentemente da quanto è bravo il tecnico che andrà a mettere mano. Inutile dire che se avviene una cosa del genere conviene affidarsi a un professionista che sappia esattamente che cosa sta facendo. In Italia ce ne sono tanti, ci sono bravissimi colleghi a tutte le latitudini, anche in giro per il mondo, affidiamoci, ripeto, ai professionisti, abbiamo cura dei nostri strumenti, soprattutto in questi momenti, ok? Dicevo, questa è un'altra zona classica. Tornando alla campana, quello che spesso avviene, e se vi è già capitato, probabilmente il vostro tecnico vi avrà già parlato di questo fenomeno, si gira la campana. Questo è un termine che unilateralmente di solito noi tecnici utilizziamo per descrivere questo fenomeno. Purtroppo appunto il nostro mestiere non ha una terminologia esatta, quindi capita ancora che il termine cuscinetti nel mio mondo, mi capitano appunto, piccola digressione, clienti che mi dicono mi si è staccato un cuscinetto, io di solito penso a un tampone, magari quello intende un sughero o un feltro, per cui la terminologia è un po' vaga, per cui la campana si gira. Lo vediamo, no, come è fatto. Ci sono due assi, uno è l'asse della campana e quello parallelo è l'asse del fusto. Quando l'urto impatta qua, ho detto all'inizio del video che il labbro della campana assorbe buona parte dell'urto, ma non tutto. Parte dell'urto viene scaricata sull'anello. In questo caso, come vediamo, l'anello è stato messo laterale, appunto perché, come dicevo a inizio video, che ve ne avrei parlato, negli strumenti vintage, qui abbiamo un bellissimo Büscher da Pat & Kane, come vedete il braccetto entra direttamente, viene saldato direttamente sull'asse della campana, non laterale. Per cui cosa succede in questo caso? Il braccio fungerà da ariete, quindi il labbro si piega e il braccetto entrerà o dentro il fusto o dentro la campana o ammaccando entrambi.
capitato anche che ammaccasse entrambe. A quel punto bisogna dissaldare tutto e rilavorare entrambe le parti, risistemare il braccetto, che a volte addirittura riesce a spezzarsi, soprattutto nei con, in quanto qui nel Vischer è doppio, ma nel con ce n'è uno solo, che riesca addirittura a spaccarsi in vari punti a causa della forza dell'urto. Quindi mettiamo a posto il nostro bellissimo sax vintage. In questo caso, dicevo, l'anello è laterale, per cui non c'è possibilità di andare a intaccare il fusto. Relativamente può invece intaccarsi la campana, perché anche in questo caso lo vediamo che l'anello entra comunque nella campana, ma la placca di solito qui è doppia, ok, e addirittura poi viene saldata sulla campana, quindi c'è una tripla lastra, per cui ce n'è di roba da spostare. Il problema è che cosa succede? Comunque l'urto genera una rotazione della campana rispetto all'asse del fusto, cioè avviene questo discorso qua. Quando avviene questo discorso, il Si bemolle grave e il Si grave, che sono tamponi che vanno a chiudere fuori sulla campana, ma le colonnette sono attaccate al fusto, si ritrovano come su uno smottamento di un terremoto, come quando noi vediamo, no, nei filmati dei terremoti, in cui noi abbiamo una staccionata, prima è dritta e dopo è spostata, perché la terra sotto si è mossa. Similmente accade qua. Quindi succede perché praticamente non c'è più parallelismo tra i due assi. Il tecnico quindi dovrà andare a smontare la campana, cercare un nuovo bilanciamento, perché l'originale ormai perso per sempre, quello di fabbrica. Ci avvicineremo il più possibile, ma non sarà sempre possibile arrivare a, anzi non sarà mai possibile più arrivare a esattamente quello che era prima, ma troveremo una nuova situazione di compromesso. Per questo è artigianato e non è ingegneria, e andremo a ripristinare la chiusura dei due tamponi. Più delle volte toccherà sostituire i tamponi, appunto perché le impronte non combaceranno più perfettamente con quelle che erano in origine. Naturalmente mantenere i tamponi vecchi e cercare di andare a ripristinare la convergenza tra il cammino e l'impronta originale sarà per noi tecnici un buon modo per cercare di capire qual è il nord, la stella polare verso la quale dirigersi, anche se sappiamo che difficilmente riusciremo a far tornare a combaciare perfettamente le impronte. Se ci riusciamo, chapeau, però comunque il tampone sarà meglio sostituirlo. Questi, diciamo, sono un po' i danni classici che una panoramica degli sfortunati eventi che possono generarsi e manifestarsi, anche purtroppo sotto Natale, come dicevamo, quando malauguratamente uno strumento cade, quando ci dimentichiamo la cerniera aperta, la custodia aperta, o quando, non so, cade dallo stand, cade dal tavolo su quale l'avevamo appoggiato, eccetera. Per cui adesso lo sapete. Ricordiamoci, se siete riusciti ad arrivare fino alla fine di questo video, dell'orrore di tenere bene i nostri sassofoni, metterli al sicuro, non chiacchierare troppo nel momento in cui riponiamo lo strumento, perché è un momento decisivo per lui e per noi, e per il resto non mi resta che augurarvi buon Natale, iscrivervi al canale del buon youtuber, quale non sono, e ci vediamo la prossima volta, se avrete pazienza di ascoltarmi e di seguirmi ancora. Ciao!